Francesco Federico si aggiudica la 120esima edizione del Palio della Stuzza di Santa Maria di Castellabate. Federico, un vero e proprio specialista di questo gioco, ha conquistato anche il secondo posto tra gli applausi di residenti e vacanzieri che, nel pomeriggio del 14 di agosto, hanno assistito sulla scogliera del lungomare Perrotti a Santa Maria di Castellabate alla manifestazione ultracentenaria promossa dall'Associazione Cilentani Doc. Con Francesco Federico, re della Stuzza 2021, ormai sei un abitué, non fa quasi più notizia. No, dai, non dire così, poi mi emoziono. No, a parte gli scherzi, l'importante è che ci siamo divertiti, anche che ho vinto, perché è sempre bello vincere. Però è stato un giorno di festa, tutti amici, come potete vedere. E ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, doppietta. Quante ne sono? 14. Complimenti. Grazie. All'anno prossimo, sempre qua, tutti insieme. Giuseppe Villani, presidente dell'Associazione Cilentani Doc, termina la 120esima edizione con grande soddisfazione, al di là ovviamente di coloro che hanno vinto, come sempre l'ingrediente principale, il divertimento. Sì, è quello che dico sempre, i vincitori siamo tutti, anche io se non prendo la bandiera sono il vincitore, perché io insieme all'associazione, ragazzi, siamo tutti vincitori, perché portare avanti questa tradizione non è facile, organizzare già da qualche mese prima. È un gioco molto difficile e quindi per il montaggio palo, tutte le situazioni che ci sono attorno, sponsor, permessi e anche con il Covid è stato molto più difficile e ce l'abbiamo fatta. Io sono contentissimo, ringrazio tutti. La Polisportiva Santa Maria, presidente Tavassi, anche quest'anno al fianco del Palio della Stuzza, due tradizioni del resto, una che compie 120 anni e un'altra che si appresta a compierne 90. Sì, infatti siamo molto felici di dare sempre questo contributo non solo economico ma anche sostanziale a questa bellissima manifestazione che è il Palio della Stuzza, che è una tradizione di questo comune e che vede ogni 14 agosto tanta gente che viene anche da fuori per vedere questa bellissima manifestazione. Del resto la polisportiva, l'abbiamo sempre detto, e anche questo è sociale, è aggregazione, un tutt'uno con la comunità di Castellabate e non solo. Sì, infatti io e tutta la nostra società è molto attenta al territorio, è molto attenta al comune di Castellabate, quindi laddove c'è la possibilità di interagire con manifestazioni, con iniziative di questo tipo, la polisportiva c'è e ci sarà sempre. Sì.